Giusti. Lui si potenzia ancora. Ma noi proviamo a disperderlo. Vai, così almeno siamo sicuri di disperderlo. Ottimo. 24 danni anche sto guerriero scheletro qua del cavolo. Ottimo. Ora. Questo non so cosa vuol dire, ripristina. Rallentiamo la manetta se ci riusciamo o no. Disperdiamo. Sbloccato, ottimo. E ora lo attacchiamo. Ok, monete sempre a Gersus che ha un pacco di monete e invece l'erba dello studioso che dà punti esperienza la diamo a chi è più indietro. E più indietro c'è Framilla, quindi usa subito. Riconcentriamo, guarisci il gruppo? No, direi di no, andiamo avanti. Ok, apre Sinnerma sempre. Monete, di nuovo, raccogli. Libri folklore, ottimo. Bello sto cappello. Più 2 armatura, più 3 resistenza, più 1 concentrazione massimo, più 3 talento e più 3 fortuna. Non abbiamo la riconcentrazione, ma ce ne faremo una ragione perché questo è tanta roba. 3 talento, 3 fortuna, mi piace. Peccato perché il cappello ci piaceva, ma va bene. Tomo d'acqua, più 1 concentrazione massima, ce lo prendiamo. Anche se usiamo il nostro per ora. 4 vitalità direi che andrà a lui, anche se ha forza. Sì, però ci alziamo un po' la vitalità, visto che abbiamo anche l'arma che gira su vitalità. Quindi armatura 2, resistenza 2, rigenerazione salute. Sì, va bene, equipaggiamo. Ok, ci ha piazzato tutti lì adesso. Però speravo ci abbastasse di uno il caos finire questo, invece no. Allora, cosa c'è qui? Accampamento non morto? No, dobbiamo andare su questo che potremmo fare adesso, e poi la cantina qua sotto. Ok, potremmo andare in questo qua adesso. Forza, quindi esci e andiamo avanti. E Sinnerman si fa questi due qua, tutti e due lui. Ok, questo cos'è? Livello 5, accampamento peste. Ok. Bravo, che va a 5. Intanto si fa questo qui. 42% già di suo, se ne usiamo ancora uno, 78%. Ottimo, un bel oggettino. Una bella arma, sì. 28 danni, a fetta restoccata, disarmare più 5 velocità. Mi piace di più, se non ha il critico ha meno velocità, ma 28 danni è il tono il doppio. Ignora armatura e resistenza, tanta roba. Progira su forza stavolta. Andiamo a farci questo qua che è sul vitalità. Anzi, quello che potremmo fare è andare a comprare a Framilla la pipa più forte. Intanto vediamo se abbiamo delle missioni. Sì, una per ridurre il caos. Seguace del caos, accetta. Lì, di nuovo, ok. Il livello è 6, ci possiamo provare. Però intanto, nuovo giorno, ok? Se Gersus se ne viene qua, la merda.
Benissimo. Se viene qua Gersus, può. La pipa del drago, però la deve dare a Framilla, quindi diamo i soldi a Framilla, ne diamo 350. Quant'è che costa? 330, ok. E poi Framilla se lo compra. E anche un po' di barba divina si compra, quindi diamogliene ancora un po'. Anzi, diamoli tutti, vaffanculo. Ok. Tanto 15 d'oro, giusto perché ha intrattenuto. Vediamo qua, abbiamo attualmente un 72%. Va bene. Ottimo. 4 armatura, 2 resistenza. Beh sì, è migliore del nostro, ottimo. A sto punto, vediamo un po'. Allora, la nostra arma gira, abbiamo detto, su forza. Quindi, qua dobbiamo scegliere. Dare questo che dà rigenerazione salute e 4 di 2 armatura 2 resistenza o questo qua che ci dà più 2 in forza. Secondo voi qual è meglio, visto che la nostra arma gira in forza tra questi due oggetti, tra questi due stivali? Contando che gli stivali, gli altri, quelli stivali pelliccia, li potremmo anche dare a qualcun altro perché non hanno il malus alla velocità che è il più 2 a forza che non serve a nessun altro. La vitalità fa comodo a tutti. Quasi darei a Cinderman quelli della forza e girerei i stivali pelliccia a qualcun altro. Voi che dite? Cinderman, riempilo di vitalità. Ok. Anche se questi stivali non li posso dare a nessun altro, cioè li potrei dare a qualcun altro. Devi sfruttarlo di più come tank, fidati. Ok, va bene. Allora gli lascio questi. Cinderman, overpower. Io da quando sono diventato un giullare per... È vero, hai perso un sacco di credibilità. Prima eri un cinese, e ora sei un giullare. Allora, l'idea è di andare qua su. Qua su ci sono altri nemici. Tra cui questo, ok. Gli scrigni di forza li venderei. Sì, a sto punto sì. A proposito, vediamo se c'è qualcosa da vendere qua. Cappello mistico. Eh sì, quello da musicista è migliore, quindi questo, un'armatura, una resistenza, tre illusioni, uno concentrazione massima, si framilla quello con l'intelligenza. Mentre tutti crepano, io sono felice. Esatto. Quindi vendiamo solo 5. Arma a due mani, se a sto punto vendiamo anche sto brocchiero, tanto non lo useremo mai. E anche questo, perché è vero che ci dà più 2 talento, però l'altro ci dà un moltiplicatore oro. Quindi vendi. Ok. Invece, Framilla, che è il suo turno anche. Grande gesto sulla Chicken Dance. 13 barbe sono tanta roba. Tomo d'acqua lo teniamo per sicurezza. Lo tiro via. Allora, questo più 25 danno col fuoco, eh. Ora non abbiamo nessuno che fa danni fuoco. Ci sta veramente bene quell'emoticon lì. Allora, dovremmo spostarci in su. Non manca tanto anche per salire di livello, eh. Ho sbagliato perché se ci mettiamo qua non avevo visto. Bella lava con i polli che cadono. Allora, possiamo anche combattere. Lui è da solo, noi siamo in due. Ma sì, dai. Quindi contro quelli di tipo fuoco.
Ah, facciamo più danni. Pensavo con le armi da fuoco. Con le armi che hanno, danno fuoco. Ah, ecco il maledetto di prima che si ricorda, ok. Quindi vediamo di rallentarlo. Bene. Così è rallentato. Entrambi elettrizzati, bella, sì. Ma finché hai un po' di concentrazione, l'elettrizzato non è un grosso problema. E lui usa tutti gli elementi tranquillamente. Ora che ho un'idea di come tu sia fatto, mi chiedo sempre quale sia la tua espressione quando subisci lo spam dei polli mentre cerchi di rimanere serio nel commentare il gioco. Non posso passare. No, è vero, era un vecchio sul ponte, perfetto. Per ora non ancora, non sono ancora passato. Magari non torno indietro. Più uno danni magici e 4% di probabilità critico. Eh sì, meglio. Da buona ragazza stalker, quale dovresti essere? Avresti dovuto cercare nel mio Insta una foto con stra... Sì, mi ha detto che l'aveva già fatto, ovviamente. Ma fra mille non le ho comprato la barba nuova, cioè la pipa migliore. Che cazzo, ma sono un coglione. Vi ho visto anche la foto dell'evento. Allora, il giullare. Il giullare va qua sotto. È percezione. Percezione non ce l'ha un cazzo di nessuno. Ce l'ha un po' di più Framilla. Ma è bassissima per ora. Quindi usciamo e torna indietro. Ecco, esatto. Musicista non giullare. No, è troppo un giullare. Cioè, scusa, ma. Come puoi dire musicista? Locanda intanto, giullare. Allora, Sinnerman invece... Non mi ricordo cosa doveva fare, niente, deve muoversi semplicemente in su. Deve vendere un po' di roba. Potrebbe fare una scappata a vendere. E chi dice che non lo abbia cercato anche dal tuo profilo? Ma infatti te l'ho detto, l'avevano già fatto. Buonanotte, Spots, grazie per la compagnia. Alla prossima. Cappello d'arme, cosa abbiamo? L'elmo? Ah sì, è vero. Quindi quel cappello d'arme vendi. Daga, a sto punto questa la vendiamo. Spada uncinata anche. Scudo di legno pure. E anche questi schinieri qua non ci danno granché, ma va bene. Qui volendo c'è qualche arma interessante. Ah, lo stocco non era brutto, però no, adesso abbiamo un'arma migliore. Ah no, lo stocco un cazzo, non è sulla forza. No, non c'è niente di utile. Cerca di riprenderti che la scuola non ti merita, statene a casa. No, deve studiare, spazz'altro che... Allora, Sinnerman come corre? Corre come un pazzo. Allora, Framilla. Mercato. Compra la pipa del drago da 3,30. E si compra anche le barbe divine. Ok. Direi che a sto punto può andare in su. Furtività Elite. Bello questo. Perché siete tutti così dannatamente alti? E dove lo vedi? Scusa che siamo alti. Allora. Esci e a sto punto... Ah, potrei curarlo, guarda. Locanda. Va bene, così almeno si è curata. Gersus fa una bella corsa, però adesso potrebbe attaccare addirittura, ma non attacca perché non c'è Framilla. Bravo Sinnerman, 2 di movimento, complimenti. Turno saltato per Framilla, ottimo. Flagello di Farul.
L'ultima volta che ho calpestato questa terra non si chiamava Farul, ma tornerò di nuovo a regnare sovrano. I nemici della superficie non sono quello che sembrano. E che minchia vuol dire? Tanto dobbiamo aspettare Framilla perché come al solito. Ah, abbiamo due di questa stavolta, di flagelli. Questo mi sa che è un problema, perché può essere che siano qualunque cosa, sti nemici. Si alza il caos. Forma di vita sconosciuta a livello 5. E come attiamo? Certo, io sono una bella bionda. Potrebbe anche essere. Ok, perché sono in due? Ce n'era uno solo. Va bene, mago selvaggio e timoniere. Che ha 80 di vita, sti cazzi. Allora, ok. Tu attacca il timoniere perché l'altro c'ha 10 di armatura magica. Ma con questi due puntiamo a fettare bello questo, 36 danni. Oppure 27 danni in attacco standard. Proviamo a fare. Questo qua fa più danni. E proviamo a farlo fuori il mago. Sarebbe una buona cosa. No. Comunque il vecchio, oltre a chiamarsi vecchio, ha gli occhiali, un po' ti assomiglia, coincidenze? Non credo. Allora, chi ci ha elettrizzato? Tutti, molto bene. Allora, diciamo che usiamo disperdi su questo, perché così almeno muore. Scusate la domanda se posso, altrimenti amen, ma quanti fratelli siete in totale? 45. Sì, però se glielo dici così facilmente, cioè. Cazzo, uno di vita. Ok. Va bene, voi due siete stronzi uguali. Raccogli giullare. 2 di resistenza. 2 di resistenza. Più uno danni magici. No. 1 nella maledizione. Sì, direi che 2 resistenza non lo voglio. Preferisco l'immunità alle maledizioni. Buon sangue non mente, esatto. Solo per uso in combattimento più 25% schivata di gruppo. Ok. E poi a questo punto dovremmo andare qui. Però dobbiamo prima avvicinarci anche con gli altri. Ok, l'unico che doveva avvicinarsi salta il turno. Minchia che rompicoglioni che è sto vecchio qua, oh. È impressionante. Due di caos, sì. Però questo qua è il punto per farlo scendere di uno, quindi speriamo di farcela. E soprattutto di riuscire a muoverci, perché qui non. Continuiamo a saltare il turno proprio quando serve. Oh. Ci muoviamo qua così recuperiamo un po' di vita. O possiamo, no, possiamo ingaggiare, va bene. Poi cerca Deimos che è l'elmo. Che l'elmo è fortissimo. Ok. Allora, combattiamo. Quasi 60 di vita. È la loro velocità che mi stupisce, sono velocissimi. Allora, chi attacchiamo per primo? Disperdiamo il seguace del caos, dai. Te la sei sognata? Abbiamo due QG. Stato bagnato. Sei bagnato. Quando sei bagnato, tutte le immunità vengono temporaneamente rimosse. Lo stato bagnato svanisce con il tempo e può essere curato immediatamente con incantesimi o oggetti curativi. Ok. Il mago, bella quell'emoticon lì. Capito, va bene. Sì, però, porca troia, cioè. Un attacco 60 danni, cioè. Diciamo così. Tu attacca. Tu, Sinnerman, attacca questo seguace qua.
E rianimiamo con Gersus, Framilla. Ora usiamo una cura. Scusate, ma ho sentito la necessità dopo che il PG era bagnato. Ok, il grado di sfida è saltato parecchio adesso, eh? Allora, vediamo un po'. Vabbè, questo faremo disperdi qui, ovviamente. Sanguinamento, aia, questo fa un pacco di danni. 36 danni, potremmo ammazzarlo se ci abbiamo un po' di culo, ovviamente non ce l'abbiamo. Danni, vabbè, concentrazione non ne avevamo. Allora, facciamo così che intanto ci curiamo su Framilla e ci leviamo il sanguinamento che fa un pacco di danni. Due di vita, che cacchio. Mi tocca attaccarlo per ucciderlo, però è uno spreco immane. Però sì, almeno non attacca. Intralciata addirittura, ritarda l'azione. Vai di stoccata. Ok, frammi la cura di nuovo e attacchiamo. Due di vita anche stavolta. Infermo, cosa gli fa? Meno 9 salute massimo, più 2 armatura, meno 5% illusione. Ok, allora. Ripristino su Sinnerman. Benissimo. E ora uccidiamolo. Schivato. Ok. Oh, tutti e tre sono saliti di livello. Diamo i soldi a Gersus. Armatura che ci dà vitalità. Vediamo un po' cosa abbiamo noi. Abbiamo forza. 7 armatura, 5 resistenza, 5 salute massima, rigenerazione salute e vitalità. Vediamoli vitalità allora a sto punto. Ok, il caos scende di 1. Apriamo sta cassa, stavolta non la identifichiamo, la apre Sinnerman. Però che sfiga, ogni volta che non la identifichiamo c'è un coso. Cioè. Non ho visto cosa ci ha fatto. Disperdiamo. Ormai te li ho sfasciati con la vitalità. Vai di questo. Bene, bene, dai, 37 danni. Ti disperdi. D'ora in poi dagli forza, se non, ma non fargli scendere la vitalità sotto il 95, ok. Al massimo di 1 o 2 se vale la pena. Allora, perle sbiadite, resistenza, danni magici e concentrazione massima. Al posto di 3 di intelligenza, no. E quindi 3 velocità, no. Immunità alla confusione. Ma sì, dai, va bene. Biglietto per il carnevale. Permette l'accesso al carnevale oscuro a una persona. Diamola a Sinnerman. Ecco, eravamo morti in un dungeon qua, mi sembra. Quindi questi non li avevamo fatti già con l'altra partita. Allora, ora dovremmo andare. Deimos però è qua sotto. Livello 6. Lo sblocchi nel negozio. Sì, l'ho visto, ok.
Andiamo qua alla cripta dei Lich stavolta. Siamo al 6, quindi direi che non è necessario neanche far troppi far livelli perché siamo comunque sovralivellati. Spostiamoci in giù velocemente e dobbiamo accelerare un po'. Cinderman ci metterà 84 turni a scendere. Rotteresti di uno sfortunato avventuriero. Saccheggiamoli. Monete, va bene, raccogliamo. 3 danni magici e critico, lo raccogliamo. Andiamo avanti. Allora, Framilla fa un passo qui a vedere se per caso. No, ci fossero delle cose no. Ci sono dei borselli però, lo prendiamo il borsello. E poi se ha qualcosa da vendere lo vende. A 14 ne abbiamo barbe divine, ok. Pensavo fossero rimaste meno. Vendi. Chi è che ha votato For the King oltre a me e al Bondeba? No, basta, solo voi due. E Sid ha votato per Project Zomboid, che comunque ci sarà domenica, Sid, quindi non disperare. PZ. Allora, tocca a Gersus, che si muoverà giù il più possibile. Ah, qua? Ok, qua ci dobbiamo andare a fare mille. No, ma figurati, a me piacciono entrambi. Ok, vabbè, intanto si facevano entrambi ugualmente. Ah, si è liberata la strada. Questo non è neanche troppo negativo, dai. Combattiamo. Ara. È uno di quei stronzi che se non sono perfetti non li colpiamo. E non è perfetto. Guarda, non ho votato For the King solo perché lo vedo come un gioco molto chill e non so, l'ho connesso automaticamente alla domenica, ok. 4 di vita, eh? Bene. Ciao, pappagallino. Certo, la domenica. Lavori. Vabbè, la domenica in generale è più chill a prescindere. Brava Framil, vieni qui. Abbiamo già un 59 e uno ce lo giochiamo. Tanto lei riprende. Un bel liuto che dà 16 danni, fortissimo, assai animato 2, moltiplicatore al 15%. Ok. Si riconcentra, infatti. Andiamo verso questa zona qui e poi scendiamo giù verso Deimos a sto punto. E il vecchio dove cacchio è invece? Ah, il vecchio è qua. Potremmo quasi quasi farci una scappata, visto che è qua vicino, eh. Però Gersus non ha molta vita. Andiamogli a dare. Locanda. Perfetto. Zinnerman, 3 di movimento, mannaggia. E questo cos'è? Ah, percezione che va a Framilla, direi, sì. Precisi, precisi. Ok, no, facciamone due. Ottimo. 48 monete, va benissimo. Radici per percezione e un libro, bene. Più anche un bastone abbastanza forte che fa danni di fuoco. 20 danni, raccogli. Sì, perché questo è quello che guarisce tutti, quindi raccogliamo.
Ok, Gersus, allora spostati in giù. Fai così, passa qui, recupera l'arma. Liuto decorato, eccolo qua. E vediamo se è più forte oppure no. Liuto decorato. Allora, un danno in meno, no. Però moltiplicatore oro di più. Vediamo che abilità. Ignora resistenza con 3. Quello che accelera va bene. Aumenta attacco al gruppo. No, mi piace di più quello che abbiamo adesso. Cinnamon con 111 di vita non mi sorprende. È tozzo, è tozzo. Ok, entriamo in questa cripta e andiamo a vedere quanto sono forti. Ok, sono due piani, eh. Ah, il bastardo ci ruba i soldi. Allora, questo qua dobbiamo ammazzare perché è quello che ci ha fregato le monete. Quindi, disperdi. Ora tocca allo scheletrone che fa un pacco di danni, 21. Schivato. Mannaggia. Benissimo. Ok, l'abbiamo ucciso, quindi dovremmo recuperare i soldi. 5 danni. Ramilla va a poco scudo, sbaglio. Sì, poco, armatura ne ha 3, ha 10 di resistenza, però anche Cinderman non sono riuscito ad alzargliela tantissimo. Cinque di vita, che sfiga, cavolo. Allora, possiamo provare a far fuori questo, se ci va un po' di culo. Bene, bene, morto. Beh, uccidiamolo. Ottimo. Allora, diamo sempre i soldi a Gersus. Allora, armatura, illusione, consapevolezza, velocità, fuga elite. Beh, sicuramente molto meglio di questi framilla. Allora, guarisci gruppo. E poi, pronti. Una pozza. Però, cioè, si può avere sta sfiga della Madonna. Allora, hanno tutti praticamente piena vita. E le facciamo bere la Framilla. 15 di vita, peccato. Riconcentriamo. Avanti. Allora, c'è quello che abbiamo già beccato la scorsa, che esplode, ok. Un bardo e un hobgoblin. Allora, qua tocca a lui e ha 30 di vita. Vediamo di fare disperdi. 28 danni. Possiamo poi fare quella d'aria di Gersus. 10 danni a Cinderman. Quindi possiamo attaccare il bardo d'ossa con lui, con affettare magari. Ottimo. E tu puoi fare invece l'attacca d'aria. Benissimo. Proprio il minimo indispensabile hai fatto. Questo Hobgoblin però attacca con 2 soli di vita e fa 9 danni a Framilla. Ok. Allora, soldi sempre a Gersus. Più 25 illusione, lo darei a Cinnamon. Biglietto per il carnevale, stavolta a Framilla. E il giullare rimane senza biglietto. Andiamo avanti e scendiamo al piano di sotto. Un riposo di gruppo direi che non serve perché abbiamo piena vita quasi.
Allora, apri Cinderman. Che cazzo. Mai beccati così tanti Mimic, allora tutti invece. Meno male che ha fallito. Proviamo. Ottimo, 37 danni ignorando l'armatura. Sì, che sfortuna però. Ok. Bene. E poi qua c'è il boss. Allora, questo è lo stesso, vero? Sì. È di un altro colore, però. No, è dello stesso colore. Può essere usato su un'imbarcazione per riparare 2 punti integrità. Vai, Sinnerman. Andiamo avanti. È grosso questo. 100 di vita e 8 di armatura. Allora, questo schiva gli attacchi non perfetti. Quindi usiamo un po' di concentrazione per fare attacchi perfetti. Molto brava Framilla che schiva. Che è quello scappato, mannaggia. Ci ha inculato i soldi ed è scappato. Allora, Imp d'ossa. Vediamo di ucciderlo, se ci riusciamo. Bene. Ora, questo invece lo possiamo ritardare. Ok. Vediamo se ritardandolo riusciamo a ucciderlo prima che attacchi. Sì, perfetto. Ok, monete solite. Asta con percezione non serve a nessuno, la diamo a Framilla, ma la vende. E procediamo perché abbiamo praticamente piena vita. Allora, o col grimaldello o la colpiamo e abbiamo un po' di successo, però no, direi che usiamo i grimaldelli. Ce ne andiamo avanti verso il boss. Eccolo qua. Questa cripta è stata il mio rifugio per 1000 anni. Come osate inquinarla con i vostri battiti profani? Allora, lui ha 70 di vita. Cerchiamo di far fuori prima i soldati con lui. Quindi questo potremmo anche ucciderlo in un colpo solo. Mazza, avevamo perso qui. No, avevamo perso prima, mi sembra. Danni acido. Cosa fa acido? Distrugge gli equipaggiati. Che bastardo. Distrugge gli oggetti equipaggiati. Allora, proviamo a fargli più danni possibili. Ottimo. Che qua dobbiamo farlo fuori velocemente. Ok. 24, quindi è acido e una merda, l'ho notato. Paralizzato. Vada come vada, migliori a vista d'occhio, partita dopo partita. Vabbè, ma abbiamo abbassato anche la difficoltà, eh. Bene, bene, siamo riusciti a non perdere l'oggetto, mi sembra. Perché ce l'hai ancora in mano, quindi raccogli. Ho tutte io, acido e paralizzato. Allora, corona del Lich, interessantissimo, più 5 intelligenza, molto bello, più 2 danni attacco, resistenza armatura, moltiplicatore punti esperienza, immune al marchio della morte. Beh, che domande, va a Framilla sta corona. Scudo appuntito, più un'armatura, più 3 riflessione danno. Allora, forse no, mi piace di più quello che abbiamo noi. Perché è vero che rifletti il danno, però questa ha più armatura e resistenza. In ogni caso lo raccolgo e poi semmai, se invece è meglio riflessione danno, ditemelo e lo mettiamo. Andiamo avanti. E beh, apre Sinnerman.
Allora, monete, raccogli. Libro del folklore, raccogli. Frammento di chiave, anche. Bella questa, vediamo. Uno di armatura in più, 3 di resistenza in più, concentrazione massima uguale, uno in forza in meno, uno di intelligenza in più. Framilla, equipaggia subito. Cogli. Ukulele, bello, metterei solo perché è un ukulele. Melodia, esplosione d'acqua, calma gruppo, purificazione. In realtà mi piace meno, però lo raccogliamo. Ok, quindi meno uno caos, ottimo. E sterminatore di non morti, ci ha dato un achievement. Comunque è vero la difficoltà, però stai gestendo bene tutto comunque. È un botto di vite, saresti andato bene anche la difficoltà prima. Non lo so, in realtà, boh, perché comunque abbiamo perso due vite un po' da scemi, anche se ne abbiamo ottenute due in più.